Ho un nuovo fucile! E oggi potenziamo anche un'altra arma. È da quando abbiamo ottenuto quest'arma che stiamo discutendo di potenziarla. E finalmente il lanciafiamme ha il suo massimo potenziale. E ho anche cambiato il fucile a pompa. Ho rimesso quello vecchio perché quello nuovo non mi piaceva più. Dobbiamo trovare subito qualcuno su cui provare questo lanciafiamme. Direi però di andare a trovare la confraternita d'acciaio prima. Hancock, Nick, vi devo lasciare giù purtroppo. Hancock. MacReady, io e te andiamo a fare un viaggetto, però prima vieni che ti devo cambiare vestito. Ecco a te un cappello ed ecco a te un vestito. Dove cacchio l'hai trovato questo fucile tu, me lo vuoi spiegare? Mettiti questi MacReady, perché ti stanno proprio bene. Solo che il vestito solo così... Non mi convince del tutto, ci vuole qualcos'altro. Molto meglio, molto molto meglio. Tra l'altro sono salito di livello, quindi, visto che serve per alcuni perk, andiamo di cecchino. E a proposito di cecchino, ora sono abbastanza forte da poter usare questo fucile da cecchino al massimo. Questo cecchino è una vera bomba, santo cielo. In tutti i sensi. Potrei far saltare la testa ad Enko che neanche se ne accorgerebbe. Forza MacReady, andiamo. Credo che tu conosca già la confraternita. D'altronde da dove vieni era molto presente. Paladino, salve, ho portato anche un amico. La galleria è arrivata. Pare che abbia mandato i grossi calibri. Ah sì? Di sicuro non volevate farvi notare. La confraternita non va troppo per il sottile quando si tratta di entrare in scena. Non ce n'è motivo quando hai un affare del genere nel tuo arsenale. Noi giustamente il Pridwen. Trasporta abbastanza truppe e provviste per lanciare un'offensiva su vasta scala. Se è qui, allora c'è anche l'anziano Maxon. Benissimo. Questo significa che ci sarà una guerra. Andiamo a conoscerlo. Sicuramente l'istituto l'avrà ricevuto il messaggio. Inviare un simile dispiegamento di forze equivale a una dichiarazione di guerra. Il Commonwealth non sarà più lo stesso, questo è sicuro. La storia insegna che una schiacciante dimostrazione di forza ha il potere di fermare un conflitto prima ancora che inizi. Forse MacReady dovremmo lasciarlo giù. Ma dovremmo tirarci indietro quando abbiamo un affare del genere a disposizione. Giustamente. Meglio infilarlo bene dentro. Ricevuto l'ordine per entrambi di fare immediatamente rapporto a bordo. Seguimi sul tetto della stazione di polizia. Ci attendo un breve viaggio. Va bene, allora ti seguo. Peccato non poter usare il mio nuovo lanciafiamme. E è un peccato anche che io non sia in armatura atomica, però merda. Ehi, va bene. Pessima idea quella del ratto talpa arrosto. Oh, scusami. Oh, tranquillo. A tutti fa questo effetto. Che bel tempo per volare oggi. Oh, ho sentito un super mutante. Hai sentito anche tu? Qui! Sono qui! Dove sono? Eccoli là. Aspetta che... Eccolo là. Ti stavo dicendo, non riesco a vederlo. Segni un'altra attacca per... Ed ecco a voi la potenza di questo fucile. MacReady, vieni. Saliamo sul Vertibird. È ora di viaggiare con stile. Eh sì. E io sono sul Mitra, giustamente. Il carico è pronto a sparare. Vanne buon uso se dovessi avvistare un nemico. Certo. Ma che bella vista dall'alto! Il Commonwealth appare diverso da quassù, non trovi? Dall'alto la percezione del campo di battaglia cambia radicalmente. Cosa? Smetti mai di stupirmi? Lo so, è una cosa bella. Attaccheremo l'istituto. Hanno già dimostrato di essere questo posto è molto sospetto, sai? Quali armi dispongano nel loro arsenale. La nostra superiorità aerea e le nostre conoscenze tattiche dovrebbero fare la differenza. Ah, tranquillo, sarà sicuramente così. Scommetto che l'anziano Maxon avrà già un piano per quando arriveremo. Ah, immagino. Non vi dispiacerebbe sparare a qualche rider? Vorrei che tutti laggiù credessero della nostra causa. Beh, intanto iniziamo da una torretta. Non si rendono conto che la confraternita d'acciaio rappresenta l'ultima speranza di salvezza per il... L'ultima no, ma sicuramente una speranza lo siete, forse. Fino laggiù corre un pericolo mortale. Parliamo. Sarà solo questione di tempo che il nemico annienti la popolazione. Il nostro dovere è purificare il Commonwealth. E credo che quello lo stiano facendo anche loro. Servirà ad assicurarci la vittoria. Chi è che sta sparando? Più che altro da dove? Ci stiamo avvicinando all'aeroporto. A breve dovremmo scorgere la sagoma del Pridwen davanti a noi. Ehi, ma guarda che bella nave! Sul ponte di volo. Non allontanarti da me e rispondi a tutte le sue domande.
Certo, signore. Quindi vi siete accampati qui? Beh, l'aeroporto mi sembra un buon posto dove accamparsi quando è un dirigibile. Peccato per le ombre, eh? Ma quello credo sia colpa del fumo. Mi ricordo che quando siamo saliti sul Vertibird su PlayStation 4, non riuscivo ad andare avanti perché il gioco continuava a crashare. L'ultima volta che sono salito a bordo. Ok, soldato, preparati. È arrivato il momento in cui tutto sta per cambiare. Quello in cui finalmente entrerò ufficialmente nella confraternita? Beh, non vedo l'ora di vedere che cosa avete da offrirmi. Certo che tutto sto fumo però dà un po' fastidio, eh. Però finalmente ci siamo accampati. Come faccio a uscire? Ehi, help, grazie. Signore, chiedo il permesso per salire a bordo. Permesso accordato. Bentornato, paladino. Lascia. Buongiorno. Che sei il primo a congratularmi per il successo della tua missione. Questa deve essere la nostra nuova recluta. Sì, signore. La promossa sul campo è iniziata e vorrei consigliarne personalmente l'ingresso nei nostri ranghi. Abbiamo letto i tuoi rapporti. Sarai felice di sapere che l'anziano Maxon ha approvato la tua richiesta e ha affidato la recluta alle tue cure. Ah, benissimo! Non il contrario, quindi. Devi rimanere sul Pridwen in attesa di ulteriori istruzioni. Ottimo, signore. Ad victoriam, capitano. Ad victoriam anche a voi. Dunque, tu saresti la persona che il paladino Dance ha preso sotto la sua custodia. Non mi sembri affatto un soldato. Mio marito lo era. Le apparenze a volte ingannano. È per questo che esamino attentamente ogni recluta che sale a bordo di questo dirigibile. Ho letto i rapporti del paladino Dance. Ritiene che tu possa essere un elemento prezioso. Più che prezioso, sarò colui che svolterà la vostra storia. Lascia che ti dica una cosa. La confraternita d'acciaio ha viaggiato fino al Commonwealth con un obiettivo ben preciso in mente. Distruggere l'istituto. Di questo dirigibile non permetterò a nessuno di mettere a rischio la riuscita della nostra missione. Non mi interessa quanto si creda importante. Mi Vai tranquillo, Kels. Alla perfezione. Alla perfezione. Bene, per ora è tutto, soldato. Grazie, capitano. I tuoi ordini sono raggiungere il ponte di comando per assistere al discorso, al termine del quale l'anziano Maxon vorrebbe scambiare due parole con te. Se va bene. Se hai delle domande, falle adesso, altrimenti puoi andare. No, tutto a posto. Non ho altre domande. Allora ti suggerisco di raggiungere immediatamente il ponte di comando. Puoi sì, andare. Capitano. Iniziato. Grazie, capitano. Prima però andiamoci a fare un giro, MacReady. Certo che i dirigibili sono veramente affascinanti. Hanno un non so che di unico. Dovrei farmi delle domande se ho trovato una cassa toracica dentro una scatola, MacReady, secondo te? Mi piacerebbe salire su un dirigibile veramente un giorno. È praticamente una nave che vola in cielo. È una cosa magnifica. Ti do il benvenuto a bordo. È in programma un discorso dell'anziano Maxon al ponte di comando. Grazie, cavaliere. Anziano Maxon, sono qui. Fratelli e sorelle, la strada che abbiamo percorso per arrivare fin qui è stata lunga e tortuosa. Ognuno di voi ha superato le mie aspettative, accelerando il nostro arrivo nel Commonwealth. Avete compiuto questa incredibile impresa senza uno scopo e senza indicazioni, ma soprattutto senza esitazione. Ora che il dirigibile è in posizione, è il momento di svelare il nostro obiettivo e la nostra missione. Perfetto! Il Commonwealth si annida un cancro, noto col nome di Istituto. Un tumore maligno che va estirpato prima che possa infettare la superficie. Stanno sperimentando tecnologie pericolose che rischiano di portare alla distruzione del mondo per la seconda volta. È vero! Gli scienziati dell'Istituto hanno messo a punto un'arma che va oltre la natura distruttiva della bomba. E quale sarebbe? Essi chiamano la loro creazione il Sintetico. Un abominevole robot in grado di pensare liberamente e di nascondersi sotto spoglie umane. È inconcepibile che una macchina possa essere dotata di libero arbitrio. Non è solo offensivo, ma incredibilmente pericoloso. Questo sicuramente, signore. Se non viene trattata nella maniera corretta, ha il potenziale per annientare la razza umana. Non assolutamente. Me ne starò qui senza fare nulla mentre l'istituto procede con i suoi esperimenti. Pertanto dichiaro l'istituto e i suoi sintetici nemici della confraternita d'acciaio, da eliminare rapidamente e senza alcuna pietà. Questa campagna ci costerà cara e richiederà il sacrificio di molte vite, ma alla fine riusciremo a salvare l'umanità dal suo peggior nemico, se stessa.
Ad victoriam. Ad victoriam. Ad victoriam. Ad victoriam. Anziano Maxon, mi ordinasse di seguirlo fino alle porte dell'inferno, non esiterei a sfondarle con un calcio. Oh, bravissimo. Ci tengo a loro, sai. Alla gente del Commonwealth. Sicuramente. Lo vedo. Stanno giocando col fuoco e noi dobbiamo correre a salvarli. Esattamente. Spero solo di essere ancora in tempo. Lo sapevo che a MacReady non sarebbe piaciuto. Del passato. Cosa vuole da me? Che cosa vuoi da me? Voglio che inizi a prenderti le tue responsabilità per questo pianeta. Che cominci a fare la differenza. E da quanto ho letto nei rapporti del Paladino Dance, sei già sulla strada giusta. È vero. Lo considero uno dei miei ufficiali superiori più rispettabili. Non avresti potuto ottenere una raccomandazione migliore. A beh, me la sono adesso, meritata. Ti conferisco il grado di cavaliere. Sono già salito di rango. Come si addice al tuo titolo? Per proteggerti sul campo di battaglia. Indossala con orgoglio. Ti ringrazio. D'altronde ne ho poche di armature atomiche io. Farò del mio meglio per esserne all'altezza. Ne sono certo. Dopo che avrai preso confidenza con il Pridwen e con il mio staff, fai rapporto sul ponte di volo per ricevere i tuoi nuovi ordini. Va bene. Benvenuto a bordo del Pridwen, soldato. Rendici fieri di te. Grazie. Pensa come sarebbe bello poter girare a bordo del Pridwen per tutto il Commonwealth. Laggherebbe sicuramente da far schifo. Stiamo pur sempre parlando della Bethesda. It just works. E niente, io pensavo che a MacReady sarebbe piaciuta la confraternita. Rapporto. Tutto nella norma, signore. Niente di... La Madonna. Continua, cavaliere. Comunque, a quanto pare mi sbagliavo. Sono sicuro che qui sul Pridwen troveremo qualcosa di bello. Ma c'è un micio. Ciao, micio. Bello lui. Miau anche a te. Prova adesso. Un po' di niente. Tempo. Dovevo fare rapporto 10 minuti fa. Se non riesci a sistemare. Posso farcela. Sei tu che hai niente deciso di prendere a calci un Mirelurk. Bene. Beh, chi non lo farebbe? Grazie. Quindi... Beh, torna a trovarmi quando hai un po' di tempo. Ma... Brandis, ciao! Scusami, non ti avevo visto. Scusa. Avevo quasi perso la speranza di... Ma stai benissimo con quei capelli. Bentornato a casa. Salve, Paladino. Bentornato a casa. È bello sentirselo dire. Senti, non ho ancora avuto l'occasione di ringraziarti come... Ah, non ce n'è bisogno, tranquillo. Non so se qui troverò di nuovo un posto. Sono stato assente per troppo. Sono sicuro che lo troverai. Forse la confraternita non fa più per me. Ma ci proverò. Lo devo a te e alla mia squadra. Ti ringrazio per avermi concesso una seconda occasione. Grazie a te di avermi ascoltato, Brandis. Stai molto bene con quei capelli, fidati. Quindi questa è la mia armatura atomica? Una T-45? Cioè tutti voi avete l'armatura bella, figa, splendida e a me il catorcio arrugginito? Pessima idea quella del ratto dal parrosto. A quanto pare avete tutti avuto la stessa idea di merda. Vabbè, toccherà a me ripararla a quanto pare. Il censore Ingram voleva questa armatura collaudata entro ieri. Ho capito. E se mancasse il bersaglio? Non farlo. Ok, certo. Sparo. Niente di rotto? Fidati, te ne accorgeresti. Bene. Saresti a terra sanguinante e urlante. Sparo. Ottimo, sembra tutto a posto e non siamo neppure precipitati. Benissimo. Grazie, iniziato. Figurati. La Madonna, che fucile incredibile. Ma è lo stesso mio fucile. Siamo amici di fucile, ciao. Cassa del tiratore scelto. Fammi indovinare. Roba da cecchino? Altro che se roba da cecchino. Altro che... Doppio danno se il nemico è full vita. Benissimo. Wow. Guarda che vista incredibile. D'altronde siamo sulla punta del Pridwen qui. L'acqua sembra finta addirittura. Circle of Steel. È un fucile 308. Peccato che abbia già un'arma da 308. Ma volendo posso cambiarla con questo fucile. Posso usare l'antimateria per i nemici più grossi e questo per i nemici più piccoli. Anche se effettivamente, fermi un attimo. Cavolo, che bella idea. Aspetta un attimo. Io ho quest'arma come modificatore leggendario. Ho messo penetrazione, che aumenta la percentuale di danno da penetrazione dell'armatura. Ma se gli metto il danno doppio a quest'arma, cioè è la fine. È la fine per i nemici. Dobbiamo trovare un'arma che abbia quel modificatore. Se posso addirittura duplicarla da questo fucile è il massimo. Paladino, eccoti qui. Dove vai? Sono qui. Anziano Maxon.
Sembra molto giovane per il suo ruolo. Maxon sembra molto più giovane rispetto agli altri. La cosa non ti mette a disagio? Non lasciarti ingannare dalla sua età. Maxon è un brillante stratega, un combattente formidabile e possiede una visione idealista sul futuro della confraternita. Se lo dici tu... fino in capo al mondo, senza fare domande. Sicuramente il suo discorso mi ha colpito. Mi ha colpito molto. Sembra sapere ciò che è meglio per tutti. Infatti, senza la sua determinazione saremmo persi. Spero solo tu ti renda conto del rischio che sto correndo, gettandoti nella mischia così in fretta. Non voglio sembrarti scortese, ma ricordati che se dovessi fallire, ne pagheremmo entrambi le conseguenze. Ah, vai tranquillo, sono sopravvissuto a cose ben peggiori. Non preoccuparti, farò attenzione. Bene, perché ci attende parecchio lavoro e non voglio che qualcosa vada storto. So che non vedi l'ora di metterti l'armatura atomica e di combattere contro l'istituto, ma dobbiamo procedere con ordine. Per diventare un membro effettivo della squadra, devi familiarizzare con questo dirigibile e con il suo equipaggio. Va bene. Dato che ti hanno assegnato la mia custodia, ti suggerisco di portarmi con te. D'accordo, andiamo. D'accordo, andiamo. Ottimo. Andiamo a fare un po' di conoscenza dei nostri nuovi amici. Lei è il dottore, vero? Ti stavo aspettando, soldato. Procediamo con il tuo esame medico. Sì, se questo tizio si sposta. Procediamo. Certo, procediamo. Bene. Ti farò una serie di domande di tipo medico, a cui ti prego di rispondere al meglio delle tue possibilità. Prima domanda. Durante l'infanzia, hai subito esposizioni alle radiazioni per lunghi periodi di tempo? Mio padre diceva che stavo troppo vicino al televisore. Non c'erano radiazioni prima delle bombe. Non c'erano molte radiazioni prima che cadessero le bombe. Prima delle bombe? Cosa? Fammi controllare gli appunti. Abitavi in un vault? Esattamente. Forse sei più di salute di chiunque altro qui a bordo. Esatto. Scusa, dovevo studiare meglio i tuoi dati. Sto solo facendo le domande di routine. Spero tu capisca. Okay, sì, sì, molto professionale, domanda. Medico. Hai mai contratto una malattia infettiva o frequentato una persona riconosciuta come portatrice della medesima? Hancock Vale? Non ho mai avuto malattie serie. Bene, bene. Terza domanda. Rispondi sinceramente. Sei un sintetico? Hai mai avuto relazioni sessuali con membri di specie considerate non umane? Ripeto, Hancock Vale? Succede così spesso? Succede così spesso da inserire questa domanda nell'elenco. Non sai quanti abitanti della zona contaminata rispondono sì a questa domanda. Per fortuna la confraternita considera queste pratiche assolutamente deprecate. Ci mancava solo che ti spingevano a farlo. Nella zona contaminata, presumo che la tua risposta sia no. Ultima esatto. Domanda. Esiteresti al momento di premere il grilletto contro un nemico della confraternita, sia esso umano, non più umano o macchina? Ho già sorpassato quella linea un bel po' di tempo fa. Se la mia vita fosse in pericolo, farei qualsiasi cosa per difendermi. Una risposta accettabile e la più comune. Eccellente. Credo di avere tutte le informazioni necessarie. Non ho alcun motivo per non farti entrare subito in servizio attivo. Grazie, signor medico. Se dovesse servirti assistenza medica, fammi un fischio. Perfetto. E allora mi prendo questo steampack come premio. Lei invece è? Ah, il censore Quinlan. Appoggia i libri dove preferisci. Me ne occuperò appena posso. Credo tu abbia sbagliato persona. Forse hai sbagliato persona. Mi sa che dovrò cercarmi tra i rifornimenti un nuovo paio di occhiali. Direi proprio di sì, se vuoi vado a comprarteli. Persona che aspettavo. Puoi farmi la cortesia di dirmi che cosa ci fai qui? Sono nuovo. Maxon mi ha detto di presentarmi all'equipaggio. Eri il prossimo della lista. Ah, certo. Devi essere quella nuova recluta descritta nel rapporto del paladino Dance. Esattamente. In circostanze normali ti spiegherei con calma ciò che facciamo in questo reparto. Ma tuttavia, mi va bene anche la versione breve. Sono in grave ritardo nell'organizzazione delle pattuglie di ricerca e mi tempestano con richieste di documentazione tecnica. Purtroppo devo fare i conti con una grave carenza di personale. Beh, non mi sembrate così in pochi. Se hai bisogno di una mano, dimmelo pure. Se vuoi il mio aiuto, basta dirlo. Non immaginavo il tuo interesse, cavaliere. Beh, devo fare carriera. Il Commonwealth cerca eventuali progetti, annotazioni, manuali, libri, grafici. Tutto ciò che contenga dati tecnici potenzialmente utili. Certo. Sono autorizzato a ricompensarti per ogni partita di documenti che riesci a portarmi. Va benissimo. E se desideri far parte di una pattuglia di ricerca, ne ho moltissime in attesa di volontari. Quando in avrò del caso, tempo libero. È stato un piacere conoscerti. Grazie, anche a me. È stato un piacere conoscere anche te, gattino. Il prossimo della lista sei tu. Sei ciao. Un modello. Censore Ingram,
Dunque tu saresti la nuova recluta di cui ho sentito parlare? Sì, ma sono qui, girati. Non sai come pensavo. E come pensavi? Che ti aspettavi? Le ultime reclute venivano tutte dalla zona contaminata. Luride, malconce e in cerca di un pasto caldo. Ah, di questi problemi io non ne ho. Un tetto sulla testa. Tu invece sembri qui per un motivo ben preciso. Comunque, visto che sei qui per conoscermi, tanto vale procedere con le presentazioni. Brava Ingram. Io sono Ingram. E questo grazioso buco maleodorante è il posto dove puoi trovarmi più spesso. Se la tua armatura atomica è troppo stretta, il Pridwen si sta schiantando al suolo o un robot fa le bizze, passa pure a trovarmi. Penso che il secondo caso sia un po' più grave degli altri. Ora che ci penso, la mia macchina fa uno strano rumorino quando esco in retromarcia dal garage. Prendi un numero e mettiti in coda. Grazie, non passa Ingram. Un giorno senza che su questo trabiccolo si spacchino almeno 5 o 6 cose. E seduta su questo affare non posso essere scattante come un tempo. Così il lavoro tende ad accumularsi. Eh beh, immagino. Capisco. Bene. A ogni modo, sono sicura che sei qui per mettere le mani su un'armatura atomica. Sì, quella là è la mia. C'è una T-60 decente nel compartimento 3. È tutta tua. L'attuatore della gamba sinistra non è il massimo, ma per ora andrà benone. Oh, sicuramente meglio di una T-45. Puoi usare le postazioni che vedi qui intorno. Ora scusami, ma devo rimettermi subito al lavoro. Vai tranquilla. Quindi questa ora è mia? Nello scompartimento 3. E scusa, il compartimento 3 è questo, no? Ah no, questo è il 4. Ma scusa, questa è una... Mi hai mentito, Ingram! È una 45 questa, bugiarda! Menzoniera! E infine ci sei tu, ciao! Anche se mi hanno rinchiuso in questa schifosa gabbia. Lo vedo. Che ci fai là dentro? Che ci fai là dentro? Grazie per l'interessamento. Questa è la stiva di carico. E io, come forse hai intuito, sono il furiere della nave, il censore Tigan. Ai piani alti hanno deciso di rinchiudermi qui dentro per tenere d'occhio la merce preziosa della confrattura. Lo vedo. Se hai bisogno di rifornirti prima di uscire in missione, qui puoi acquistare tutte le scorte che vuoi. Buona sapersi. Buona sapersi. Per fortuna non ti fai tanti problemi. I tappi non sono un problema per me. Che devono comprarsi l'equipaggiamento mi guardano sempre di traverso. E fanno bene, Tigan. È che posso comprare tutto ciò che mi porti. Così non rischi mai di restare senza tappi. Mi interessano soprattutto le armi, ma non faccio tanto lo schizzino. Perfetto, ti porterò tutto quello che non mi serve allora. Se vuoi guadagnarti qualche tappo extra, potrai avere qualche lavoretto da affidarti. Quando avrò del tempo libero? Qualche tappo extra? Immagino non si tratti di incarichi ufficiali. Beh, non proprio. Diciamo che... Tigan. Sei solo un po' di faccia tosta e la pazienza di avere a che fare con le fattorie locali. E visto che io sono bloccato dietro queste sbarre, mi serve qualcuno che vada là fuori al posto mio. Va bene, andrò a farci due passi. In seguito discuteremo tutti i dettagli del caso. Quando avrò del tempo libero, ti ripeto. Se avere bisogno di qualcosa, armi, modifiche o magari munizioni, devi solo chiedere. Perfetto, allora fammi vedere che cos'hai. Casco comando e torace comando. Di armi non hai granché. Sono abbastanza deluso. Mi aspettavo di meglio, Tigan. Hai usato un mitragliatore a canne rotanti? Ideale contro i Gulfer. Hai voglia, anche contro i Bahamut. Ora che hai fatto conoscenza con l'equipaggio del Pridwen, possiamo procedere con il tuo prossimo incarico? Assolutamente. Sì, anziano. Bene, procediamo dunque. D'accordo? Guarda laggiù. Quello è Fortstrong. È infestato dai supermutanti. Mi viene il voltastomaco solo al pensiero che si trovino così vicini. Questi maledetti, Si trovano sopra un'enorme scorta di munizioni per il Fatman, che potrebbero tornarci utili per la nostra missione. Voglio che tu munizioni. Uccida tutto ciò che si muove e metta al sicuro quella scorta. È tutto chiaro? Assolutamente. Consideralo già fatto. Ascolta, mi rendo conto che non vedi l'ora di combattere contro l'istituto. Ma dovrai aspettare. La confraternita non può permettere che quegli abomini dispongano di un arsenale nucleare. Eliminare tutto ciò che si muove è una delle mie specialità. Anche camminare sopra i muri. Ho i denti pronto a partire. Usalo per consegnare il nostro messaggio a Fort Strong e spazzare quei luridi mutanti dalla faccia della Terra. Vuoi andare? Va bene. In teoria non sono costretto a salire sul Vertibird, vero? Però per amor di causa facciamolo. Mi sono visto per terra. Vabbè che tanto i gambali, per carità, però. Bordo, cavaliere.
Ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando. Abbiamo appena battuto Mylurk. Prossimo obiettivo: uccidere tutti quanti i supermutanti e il Bahamut. Ripeto, uccidere il Bahamut. La madonna. Aspetta. Bahamut distrutto. È stato facile. Il bersaglio principale abbattuto. Guarda come sanguina. Cercherò un posto per atterrare e poi tornerò velocemente sul Tridwen per le riparazioni. Vai tranquilla. Se solo riuscissi... Ecco fatto, distrutto anche l'ultimo supermutante. Posso scendere? Perfetto. Ora è tutto nelle mie mani. Dobbiamo Vieni, farli. Dance. Ecco fatto. Madonna mia, tutta sta nebbia è un problema, eh. Tutta sta nebbia. Ho sentito un altro Bahamut o era solo un supermutante? L'ho colpito. Quella madonna. Ecco fatto. Vediamo cosa aveva il Bahamut. Questa fortificazione è un ottimo punto di ritorno. Ah, certo, come no. Beh, abbattere il Bahamut è stato facile. Ma ho anche capito perché è stato così veloce in realtà. Perché abbiamo artigliere pesante al massimo. E questo mi fa pensare. Usiamo l'inceneritore. Ehi là, stronzoni. Che cavolo è successo qui? Che casino. Spappolo cervello di umano. Ah, vai tranquillo, ti spappolo io adesso. Appena esci di lì ti spappolo. Mamma mia. Lo senti il doppio del danno. Cioè lo percepiamo qui quanto fa il doppio del danno. Levati McCready però. Mantenere la posizione. Muovere computer. E scusami, ti metti in mezzo anche tu, eh. 150 di resistenza quando ricarichi. Perfetto. Mamma mia. Vittoria. Mamma mia, che macello. Che macello. Oh, guarda, un manuale per operazioni segrete. Sì. È più difficile individuarti. Ottimo. Certo che i supermutanti sanno come divertirsi. Qualcuno lì, rumore. Cos'è? No, nessuno qui. Letteralmente, tra poco non ci sarà più nessuno. Perché sono arrivato io. Mamma mia, che strage. Che strage, santo cielo. Madonna. Mamma mia, neanche a prenderli a fucilate. Wow. Guarda quante cacchio di testate. Un'armatura. Aspetta, prima di tutto andiamo ad uccidere l'ultimo supermutante rimasto. Ecco fatto. Detto fatto, Dance. Uccisi tutti. Wow. Credo che un paio di munizioni in meno non sentiranno la mancanza. A McCready piacciono i botti. Non sei l'unico, McCready. E credo che Dance amerà questo. Cavolo, un frame dell'armatura atomica militare. Bellissimo. Bellissimo. Questo lo adoro tantissimo. Paladino, dove sei finito? Eccoti qua, ciao. Hai un momento, Paladino Dance. Guarda questo posto. Devi odiare i mutanti almeno quanto me. Non sono certo simpatici. Perché odi così tanto i supermutanti? Sono responsabili per la morte di un mio caro amico, un cavaliere della confraternita di nome Cutler. Per questo, se mi chiedi se odio i supermutanti, ti rispondo che odio è una parola troppo gentile. Questi mostri dimostrano ancora una volta quanto siano stati ciechi gli umani. Hai ragione, sicuramente. Per anni nel tentativo di porre fine a questa follia. E quando sembrava che ce l'avessimo fatta, sono arrivati i sintetici. Ho visto cosa fanno. Ho risolto un problema, ne arriva un altro. Ti immagini cosa succederebbe se vincessero loro? Scatenerebbero una nuova apocalisse e perderemmo tutto ciò che c'è più caro. Dance. Non ho intenzione di Quante cose che non sai. Voglio solo che tu comprenda l'importanza di queste missioni. Ti capisco. Beh, basta pensarci. L'importante è che tu abbia portato a termine la tua missione e abbia recuperato le armi. Dovresti tornare sul Pridwen e parlare con Maxon.
Sono sicuro che non vede l'ora di interrogarti sulla missione. Ah, lo immagino. E tu non vieni, Dance? Dance? Pronti a continuare la missione, soldato? Sei tu che stavi andando via. Anziano Maxon, buongiorno. Hai fatto un ottimo lavoro a Fort Strong, soldato. Lo so, grazie. È stato un gioco da ragazzi. Mi fa piacere. Perché d'ora in avanti le cose si faranno sempre più difficili. Immagino. Dobbiamo usare ogni arma a nostra disposizione, se vogliamo mettere in ginocchio l'istituto. Io cerco di dare il meglio ai miei soldati. Tieni, prendi queste. Cosa sono, munizioni? Le granate segnaletiche ti permettono di chiamare un Vertibird presso la tua posizione quando hai bisogno di un trasporto aereo. Perfetto. Lanciane una a terra e il Vertibird rileverà il segnale elettromagnetico emesso. Una volta a bordo, usa la mappa sul tuo P-Boy per interfacciarti con il sistema di navigazione del pilota in modo che possa condurti dove vuoi. Ottimo. Grazie, anziano. Grazie, anziano. Ne farò buon uso. Ne sono certo. Come saprai sicuramente, Fort Strong era soltanto il primo passo verso la liberazione del compito. Immagino. Un incarico ancora più difficile. Ormai avrai sicuramente capito che il nostro arrivo nel Commonwealth non è stato casuale. No, scusami. Anziano Maxon. Ormai avrai sicuramente capito che il nostro arrivo nel Commonwealth non è stato casuale. Siamo qui perché la squadra di ricognizione del Paladino Dance ha rilevato una strana traccia energetica. Di che tipo? Secondo i nostri scribi, indicherebbe un livello di tecnologia raggiungibile soltanto dall'istituto. Appena ottenuta questa informazione, la nostra missione è divenuta chiara. Distruggere l'istituto? E chiunque sia responsabile della creazione dei sintetici deve essere eliminato. A ogni costo. Ho capito. Per questo obiettivo, dobbiamo localizzare il quartier generale dell'istituto. Ho inviato i nostri scribi a setacciare meticolosamente il Commonwealth, ma non hanno trovato niente. Immagino. Il Commonwealth è grosso. Dove posso cominciare? Da dove devo cominciare? Voglio che tu vada là fuori e che diventi i nostri occhi e le nostre orecchie a terra. Sembra che ti interessasse particolarmente trovare l'istituto prima del nostro incontro. Dunque confido che tu sappia cosa fare. Se scopri una via d'accesso, devi farmi subito rapporto. Ci sono domande, cavaliere? No, nessuna. Per ora no, anziano. Molto bene. Puoi andare. Perfetto. Troverò qualcosa, anziano. Forza allora. Dobbiamo andare al nostro prossimo obiettivo.